È giusto, seguiamo questo nuovo episodio di Repubblica 40 anni. So certo che morirò in questa stanza di merda, non a casa mia, la fame d'aria che sale, l'ansia cresce e fa male, lingua asciutta e partita, la tachicardia. Una cosa avevo detto all'inizio di questa quarantena, ma faccio tutte le cose precise, mi sveglio, colazione come le persone normali, non so che fanno, il saluto al sole, la spremuta arancio, boh, lavo i piatti tutti i giorni dopo mangiato, una routine sana, regolare. Sono durato 48 ore, mo ho svaccato tutto, casa mia è una merda, sono ricoperto di monnezza. Un vicino è passato, quando aprivo la porta, guardavo dentro, ha detto alla moglie una cosa tipo: ah, o chiamiamo l'ASL, gli facciamo mettere i sigilli a questo. Poi ha visto che l'ha sentito e mi ha detto: no, ma no per noi, è che ci stanno i bambini piccoli davanti, non possono stare con sti miasmi. E c'ha ragione, è proprio la mia debacle sanitaria. In più magno tarato col fuso orario de Belo Horizonte in Brasile, quindi faccio la pasta alle 3 di notte, parlo con un coccodrillo di plastica che ho comprato alla stazione Termini che si chiama Rosario e gli chiedo a Rosà: ma come si sono fatte le 3 di notte? Era primo pomeriggio, ho sbattuto l'occhio un attimo, ho guardato una cazzata su Instagram e mo ci stanno gli uccellini che cinguettano perché è l'alba. Ma che ho fatto tutto il giorno? Non hai fatto un cazzo, mi dice il coccodrillo, e sento che mi sta a giudicare. Comunque intanto senza senso si sono fatte le 7 di mattina, per noi in Brasile ormai è ora di merenda, quindi vado a fare la spesa, penso vabbè almeno non ci sarà la fila. Ma ormai fuori è tutto risergico. Intanto non erano uccellini quelli che cinguettavano, ma pappagalli. Giuro, non è un'allucinazione. La Repubblica ormai si è riempita di sti pappagalli verdi insensati che fanno sto verso sgradevole. E te volano intorno come avvoltoi mentre fai la fila perché te vedono lento, pensano che stai a morire. In più passano di continuo ste macchine dei vigili che dopo una vita a fare le multe per la doppia fila finalmente si sentono come i custodi della rivoluzione e della morale in Iran. Girano tutto il giorno questo altoparlante che ripete: dovete stare a casa, i trasgressori saranno puniti. Al contrario invece dentro al supermercato mo è cambiato tutto, mo c'è sta la musichetta hawaiana e una voce sudente che ti ripete: se rispettiamo tutte le misure presto potremo riabbracciarci. Ma chi ve vuole riabbracciare? Ma vive distanziamento sociale, dice uno che mi pare un pezzo di tufo, io non mi sento manco di tagli torto. Ma devo restare sul punto, sono venuto a comprare due zucchine, ve prego, sì, ho detto due zucchine, lo so che qualcuno già sta a scrivere così almeno una te la magni, ma ve trovo molto infantile e provinciale, ve lo dico. Comunque metto i guanti perché l'ultima volta l'ho prese senza guanti e giustamente mi stavano per giustizia inginocchiato vicino ai surgelati, le devo pesare quindi prima le devo mettere nella busta, ma con sti cazzo dei guanti non riesco a aprirla, in più c'ho pure il telefono in mano perché ci sta scritta la lista della spesa, sto a fan casino, non mi si apre, mi sta a casca tutto, mi sto umiliando, mi guardano come uno che è uscito senza l'accompagno, vorrei rivoggiare le zucchine ma ormai col nuovo decreto se prendi e poi rimetti una roba sullo scaffale ti danno da 4 a 6 anni con rito abbreviato. Mi chiedo a piagna, ma perché mi sono incaponito con ste cazzo di zucchine, i ceci, dovevi comprare i ceci, porco due. Allora, alla fine ce l'ho fatta, ci ho messo 11 minuti, sono uno che fa la spesa lenta, sicuro qualcuno ha fatto la spia, mi ha segnalato come nemico della collettività, mentre torno a casa a lungo giro per comprare altre due cose in un contesto che non spiegheremo perché non voglio mannare bevuto nessuno, assisto a una transazione economica, d'altronde Conte ci ha detto che certe attività non si possono fermare, eppure se io non fumo riconosco che chi svolge quel servizio deve continuare a lavorare perché penso che il momento è delicato e c'è sta la fila per andare in cronaca di Roma. Il compratore lo disegno come un mustelide, ma in realtà è un signore normalissimo, gli chiede soldi e poi si stranisce e fa: oh, ma questa ne è manco una canna, oh, ma io ti ho dato 10 e 2 scudi, capito come? Gli stava a dire, gli ha dato 10 euro ma poi ha valutato che usare il sistema decimale borghese lo avrebbe qualificato come un debole inadeguato alla trattativa con Pusher al tempo del coronavirus e quindi si è corretto subito e gli ha detto 2 scudi, che come nel 1996 chiamavamo le 10.000 lire perché faceva più coatto. Ma che te devo fare, io i prezzi fammi nipote, manco può venire qua perché abita a gli serve la certificazione, se vuoi lo chiamo ci parli, vi mettete d'accordo voi, eh? Mentre chiamano guarda sconsolato e gli dice: ma vedi come stiamo, stiamo a cocci. E io torno a casa e penso che c'ha ragione, stiamo proprio a cocci dentro a sta bolla, chi per un motivo chi per l'altro. Al bollettino delle 18 ormai non ci si capisce un cazzo, un giorno pare che abbiamo risolto, il giorno dopo che stiamo sprofondati. Io spero ogni volta che ci dice che abbiamo svoltato. Penso a tutti quelli che ci hanno avuto i morti, chi sta ancora in terapia intensiva, nell'imparagonabile piccolo nostro pure noi siamo abbastanza rotti il cazzo che sta così. Però c'ho pure in groppa alla gola che se ne va e cerco di capire perché. E penso che forse è perché, ma mo che finisce tutto, ma che se inventeremo quando se guarderemo lo specchio staremo ancora allo sbando isolati e manco gli potremo più accollarsi col c'è il coronavirus. Grazie Michele. Grazie. È stata una